Siamo con il Vescovo di Arezzo Cortona e San Sepolcro, Monsignore Andrea Migliavacca, per un grande appuntamento, un programma qui in seminario con tutto il corpo ecclesiale. Si parla di un tema molto delicato. È un incontro che appartiene a quello che vuole essere l'attenzione formativa che la Diocesi, la Chiesa offre alla nostra comunità. Ed è un tema che nasce dal Magistero, dalla parola del Papa. Andiamo alla Amoris Laetitia, che è l'esortazione apostolica conclusiva del Sinodo sulla famiglia, e in quel documento che parla della ricchezza della famiglia e della visione cristiana della famiglia c'è un'attenzione anche a quelle famiglie, a quei genitori che vivono l'esperienza di avere dei figli con un diverso orientamento sessuale rispetto a quello eterosessuale. Ed è uno sguardo cristiano, ci viene chiesto uno sguardo cristiano. Allora abbiamo invitato alcune famiglie che fanno parte di gruppi cristiani di cammino su questi temi, che hanno vissuto come genitori l'esperienza di avere figli omosessuali o di diverso orientamento sessuale e come cristianamente hanno affrontato questa relazione, anche per accompagnare cristianamente questi figli. E allora vorremmo ascoltare questi racconti di storia di chi cerca di vivere il Vangelo, l'autenticità del Vangelo in queste situazioni di vita e di famiglia. Mi preme dire che è un incontro che non appartiene a visioni ideologiche su queste problematiche, ma è profondamente radicato nel Vangelo e nella proposta della Chiesa.